Di la misericordia nell'amore per il Vangelo. Mi permetto allora di asserire che chi segue la via delle proprie aspirazioni ne trova per lottare contro le ingiustizie e contro la povertà. Già da fanciullo e da adolescente germogliavano in lui i semi della speranza. Era certo, leggibile, fino al martirio per il Vangelo. Servo di tutti i poveri, il popolo esegue soltanto ordini ed obbedisce. In quei luoghi, ovunque il grido di dolore della umanità offesa e della nazione, mai una ribellione al volere di chi comanda, l'anima umana. Per evitare che si usurpi a chi si sacrifica, senza dominatori ed oppressi, a significare legalità per una comunità, per la solidarietà profonda che appartiene alla storia dell'uomo e alla sua cultura, per la speranza e la carità che arricchiscono il mondo della giustizia. Umiltà allora contro arroganza del mondo, delle dissolutezze frenetiche,
delle ambizioni. Chi pratica iniquità non entra in cielo, gridava Don Alfonso, esempio di mirabile santità. Ma quale cielo? Cos'è il paradiso? Il mio, il nostro è qui in terra con le sue passioni, le sue ricchezze, le sue dissolvere agli altari per la sua santità. Siamo fieri di questa sua umile e totale dedizione alla fede. Un'eredità che intanto siamo chiamati, tutto fame di santità, il fumus boni iuris che tanto serve per il fine del nostro avviato processo di canonizzazione. Custodiamo questo dono della fede e preghiamolo di esserci vicini e di aiutarci con la nostra umile preghiera. Al servo di Dio Alfonso De Caro, tu che per la evangelizzazione per il prossimo tanto soffristi, incarnando in ognuno il volto del Cristo, tu che divampare nel petto il fuoco della fede sentisti e per la dignità contro le calunnie, le umiliazioni indigeste con amore tolleresti, tu che i tanti gridi di dolore della offesa umanità alleviasti, per l'amore del tuo insegnamento esemplare, per il Signore che affligge e che consola, non negherai il tuo aiuto a quanti ti imploriamo. Aiutaci, o mite e sensibile servo di Dio, da oggi guida nell'amore ogni passo nostro, così sia. Cospino di Alfonso, poesie e versi di Maringra, testi musicali di Francesco De Gregori, disegni di Giovanni Sica, arti grafiche Baronissi, aprile 1999. Ed è quest'ultimo volume che l'associazione cercherà in tutti i modi di far tradurre in portoghese. Non è un padre perché è fidei donum, lo so, ma io lo vedo come un padre. E quindi lasciatemi questo termine. Allora, noi abbiamo, poi ve lo presento, come postulatore della causa di beatificazione l'avvocato Sarno, già un presidente e un vicepresidente in atto, la tesoriera, quindi è già un'associazione che è in cammino. Vabbè, però abbiamo bisogno. Quindi adesso passo a quale ci ha dato già il fidei donum, va bene? E quindi stiamo ricordando tutti noi, no? Ma il sacerdote ricordare sono trascorsi solo 40 anni, c'è tanto di Don Alfonso qui in questa terra e noi dobbiamo ricordare perché è importante per la causa di beatificazione che grazie a Don Agnello del Regno, questo va detto, è stata avviata proprio perché lui ha pensato di scrivere al vescovo di Rio Branco e quindi si è impostato un po' tutto che adesso di qui a poco Alfonso Sarno ci spiegherà. Bene, gran parte di quello che io vi dirò lo avete ascoltato già dall'avvocato Michele Sessa, ma lo